andata molto bene. Sicuramente c'è stato molta affluenza, quest'anno siamo andati molto bene per quanto riguarda gli esordienti, ci sono più ragazzi e soprattutto più frequenza alle gare, quindi non possiamo chiedere di meglio. Nove, perché cioè del resto è andata molto bene tutto. Potevo anche impegnare un pochino di più nella resistenza, nelle gare di resistenza, però tutto il resto è andata bene. Io mi do un 7 perché allora le forze vanno bene, nella resistenza sono molto bravo, ma dovrei migliorare perché non mi riesce molto a superare. Parto con molta potenza e non arrivo alla fine. Un 3 perché non ho fatto quasi nessuna gara e poi mi dovrei impegnare di più nella resistenza. Penso un 9 perché ho fatto poche gare e ne dovrei fare di più per migliorare. Io mi do 8,5 perché ho fatto poche gare, ma mi dovrei migliorare nella corsa perché non sono abbastanza veloce. Io direi un 8 perché comunque ho fatto poche gare, ma quelle che ho fatto sono andate bene, dai, diciamo. E farò quella del 26 maggio, cercherò di farne di più in questi mesi perché ci ho avuto molti impegni. Voto 8. Perché? Perché sono un po' lento alla resistenza e devo migliorare. Mi darò 9 perché sono ancora un po' lenta alle resistenze. Le gare migliori sono quelle lì che ci è lo sprint e il salto lungo. Mi do 9 perché ho fatto poche gare, però nelle poche che ho fatto ci ho messo tutto il mio impegno. Nella velocità vado abbastanza veloce, devo un po' migliorare nel salto lungo. Noi con i ragazzi di questa categoria, gli esordienti, abbiamo un unico ma molto importante appuntamento a fine maggio, il 26, che è una domenica, e di carattere addirittura toscano, che è il Gran Galà degli esordienti, che è giunto alla 10ª edizione. Quest'anno c'è anche un DJ set che intratterrà l'evento. Esattamente, quest'anno noi l'abbiamo chiamato Winnie Camp perché abbiamo una mascotte della Virtus che si chiama, l'abbiamo nominata Winnie perché è una torre guinigi, quindi Winnie con la Y, è un campo estivo multidisciplinare.